27 gennaio, giorno della memoria, in ricordo delle vittime dell'olocausto nazista. In più punti della città la giornata è stata celebrata con iniziative simboliche alla presenza di diversi rappresentanti istituzionali. Una corona di fiori è stata deposta in via Luciana Pacifici per commemorare la bambina ebrea deportata e morta all'età di pochi mesi. Oggi non è una giornata rituale, non dobbiamo viverla soltanto come un rito, ci saranno delle celebrazioni ed è importante esserci tutte e viverle intensamente minuto per minuto, ma è anche una giornata in cui ognuno di noi deve comprendere come quella lezione, come quella orribile messaggio che arriva dall'apertura di quel cancello, che è un cancello simbolico, i lager purtroppo erano tanti altri. Lager dove trovarono la morte milioni di ebrei, omosessuali, zingari, disabili, c'è oppositori politici, un numero infinito di vittime innocenti che persero la vita in quegli anni devastanti per l'Europa. Fiori anche sulle pietre d'inciampo in piazza Bovio, dove sono scolpiti i nomi di alcune vittime napoletane della Shoah. Alla Camera di Commercio letture e canti coi bambini dell'Istituto Russo Solimena. In prefettura la consegna delle medaglie d'onore del Presidente della Repubblica in memoria di 6 cittadini della città metropolitana deportati nei lager nazisti. Conoscere in profondità che cosa è accaduto nel Novecento, l'olocausto, i crimini nazifascisti, l'uccisione, la barbarie, i crimini contro l'umanità, ma anche comprendere perché milioni di esseri umani sono arrivati ad ammazzare altri milioni di esseri umani, governi che si sono macchiati di crimini, capi di Stato, leggi razziali. Dobbiamo fondare la nostra vita sull'umanità, sui valori della giustizia, uguaglianza, fratellanza e libertà, contro la subcultura del rancore, della sopraffazione, dell'indifferenza e dell'odio. Se si sottovaluta l'odio, l'odio individuale un domani può diventare odio collettivo che si può trasformare in crimine e che si può trasformare poi in crimini contro altri esseri umani.